situazione per cui abbiamo indetto questa conferenza stampa è il riferimento a quello che sarà il Consiglio Comunale di domani. Il Consiglio Comunale per noi è importante, importantissimo, perché dopo tanti anni di lavoro, dopo un impegno importante, un impegno che ha coinvolto tutta l'amministrazione, ha coinvolto tutti gli uffici comunali, ha coinvolto gli estensori esterni, che ha coinvolto in prima persona per l'impegno, per la capacità, per le competenze l'assessore Francesco Diemos, domani sera andremo ad approvare un organo importantissimo che da 20 anni la città aspetta, che è la variante generale del piano regolatore. E naturalmente proprio per quelle motivazioni dell'importanza di questo punto all'ordine del giorno, che ci siamo trovati con la mozione che ben conoscete da parte di 3 gruppi di minoranza che chiedono, per i motivi che poi andremo un attimino a definire, ma che avete ben appreso dai vari comunicati dei consigli di minoranza, viene chiesta una mozione di sfiducia all'ordine del giorno nei confronti di colui che in prima persona ha lavorato al piano regolatore, Francesco Diemos. Già il fatto che questa mozione venga inserita nella stessa seduta dove viene approvato il piano regolatore è sicuramente un po' stridente e lascia sicuramente molto a pensare. Ma prima di entrare nel merito di quello che sarà la seduta consigliare, di cosa andremo a dire, volevo chiarire in modo particolare a voi, ma naturalmente tramite voi alla popolazione, le motivazioni per cui è stato predisposto un ordine del giorno del Consiglio Comunale in quel modo, ovvero sia al punto numero 1 l'approvazione verbale di seduta precedente, al punto numero 2 una ratifica di atto di giunta, al punto numero 3 la variante generale del piano regolatore e al punto numero 4 la mozione di cui ho detto un attimo fa e al quinto una proposta di ordine del giorno presentata al gruppo consigliere Riparoglio. Le motivazioni sono quelle che l'amministrazione comunale, ma penso tutte le amministrazioni comunali, hanno un regolamento e il regolamento va rispettato. Il nostro regolamento dice, e questo anche per farvi capire che il punto numero 4, con un nota bene scritto al fondo della convocazione del Consiglio Comunale, dice il punto numero 4 sarà tenuto in forma segreta ai sensi dell'articolo 54 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. E il punto 54 del vigente regolamento del Consiglio Comunale dice: adunanze segrete. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone. Gli argomenti di esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. E questa è la motivazione per cui, applicando il regolamento, il punto numero 4 verrà trattato in sessione segreta. Ma c'è di più, ho letto da qualche parte che viene contestato anche il fatto che la mozione numero 4 venga messa prima della proposta di ordine del giorno presentata dal gruppo Riparoglio, perché sempre rispettando il regolamento comunale, l'articolo 44 del nostro regolamento all'ordine del giorno dice, al punto 3, devono essere scritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta la piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune, le ratifiche delle deliberazioni urgenti adottate dalla Giunta Comunale, seguono in ordine tutti gli altri argomenti ed infine le interrogazioni, le mozioni e eventuali ordini del giorno. Questo è quello che dice il nostro regolamento comunale. Ma in questi giorni, proprio per andare a capire se noi stiamo facendo delle cose diverse da quello che fanno gli altri, sono andato a vedere un po' di regolamenti comunali di comuni importanti, grandi e piccoli, e tutti hanno praticamente una fotocopia di questo nostro regolamento, quindi è standard, quindi non stiamo facendo nulla di particolare, stiamo semplicemente applicando un regolamento che è un regolamento sì del Consiglio Comunale di Varolo, ma che è simile ai regolamenti di tutti i consigli comunali. Questo per chiarire questo punto. Aggiungo ancora che il non rispettare il regolamento nella convocazione dell'ordine del giorno
potrebbe voler dire a qualcuno che magari una mattina si sveglia o perché ha deciso di farlo in anticipo o perché gli va di creare qualche problema, di impugnare la seduta consigliare e ritenerla non regolare perché non si è rispettato quello che dice il regolamento. Siccome noi riteniamo che questo sia uno dei consigli, come ho detto un attimo fa, più importanti del nostro mandato amministrativo, quello che andremo a provare nel piano del regolatore, non possiamo rischiare di vederci impugnata la non regolarità della seduta per non aver rispettato quello che dice il regolamento. Ecco perché noi rispetteremo il regolamento al di là di quelle che possono essere le contestazioni o meno. Questo è quello che dice il nostro regolamento, rispettiamo la legge, rispettiamo il regolamento. Entrando invece nel merito delle motivazioni della mozione che c'è stata chiedo solo che delle motivazioni della mozione che ci è stata presentata dai tre gruppi consigliati, io vi dico quello che ho appurato e quello che a nome di tutta l'amministrazione, di tutta la maggioranza, di tutta la giunta mi sento di esprimere. L'architetto Diemos è un amministratore della città di Rivarolo. L'architetto Diemos ha svolto il ruolo di responsabile della sicurezza in quel cantiere che viene così individuato dai gruppi di minoranza. Io naturalmente per poter dire, e lo dico veramente con grande soddisfazione, che l'architetto Diemos ha fatto il suo lavoro nel modo corretto, poteva fare questo, ma per poterlo dire, naturalmente, anche se io potevo pensarlo, non essendo un esperto del diritto, ho chiesto un parere di tipo legale. L'ho chiesto non ad un avvocato qualsiasi, ma l'ho chiesto all'avvocato che da sempre segue le pratiche amministrative legali del Comune di Rivarolo. L'ho chiesto all'avvocato Martino, il quale avvocato Martino mi ha risposto naturalmente con un documento che se avete un attimo di tempo da ascoltare ve lo leggo. Pregiatissimo signor sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, applicazione articolo 78,3 decreto legge 267/2000. Pregiatissimo signor sindaco, come del suo incarico ho esaminato la questione in oggetto relativa alla posizione dell'assessore delegato all'urbanistica di Codesto Comune, che risulta essere stato incaricato da ditte private di svolgere nel territorio comunale l'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione. Come previsto negli articoli 90,3 e 4, 91-92, decreto legge 81/2008. Occorre verificare se tali incarichi costituiscono violazione dell'articolo 78,3 TUEL, in forza del quale i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essa amministrato. Più in particolare, occorre esaminare se lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la progettazione, di coordinatore per l'esecuzione articolo 90,3 e 4, 91, 92, decreto legge 81/2008, configura esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica. 1. L'Autorità Nazionale di Corruzione ha avuto occasione recentemente di esprimere in ordine alla razza dell'obbligo di astensione imposto dai componenti della Giunta Comunale all'articolo 78,3 del TUEL. Vi leggo in modo particolare quelle che sono quello che dice la giurisprudenza. In termini sostanziali, identici, si è espresso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Si osserva in proposito che l'articolo 78 del TUEL ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale. Ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica elettiva ricoperta. Questo è riferito
in caso in cui l'assessore Diemos venisse considerato di aver fatto un atto che non poteva fare. Non è il suo caso, però a maggior ragione dice che non ha in caso di inosservanza il Dipartimento per il Ministero dell'Interno non ha inteso far decadere gli amministratori della carica elettiva ricoperta. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione non devono essere indicati, né alcuna norma prevede che i nominativi di essi debbano essere segnalati all'ufficio tecnico comunale che svolge tale istruttoria. Appare quindi concretamente impossibile che la imparzialità ed anche solo la serenità della valutazione istruttoria del responsabile del servizio tecnico possa essere pregiudicata dal fatto a lui non noto che uno degli amministratori svolge o svolgerà l'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione, ex articoli 90, commi 3, 4, 91, 92, decreto legge 81-2008. Una volta rilasciato il titolo abilitativo edilizio, in relazione allo svolgimento dei lavori di costruzione, opera ovviamente la competenza comunale in materia di vigilanza, che l'articolo 27, comma 1, decreto legge 380-01 così disciplina. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistica edilizia del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Appare evidente dunque che in ordine all'esecuzione dei lavori per la vigilanza comunale si esercita solo con riferimento agli aspetti urbanistici ed edilizi, mentre il Comune non esercita alcuna competenza in materia di sicurezza. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oggetto testuale della disciplina decreto legge 81-2008, che deve essere assicurata anche dallo svolgimento dell'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione, è invece oggetto della vigilanza da parte dell'azienda sanitaria locale, secondo la puntuale disposizione dell'articolo 13,1 decreto legge 81-2008. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questa è la conclusione dell'avvocato. Dalle argomentazioni ora svolte risulta, ad avviso dello scrivente, che lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione, ex articolo 90, comma 3 e 4, 91-92, decreto legge 81-2008, non viola il dovere di astensione previsto dall'articolo 78,3 del TUEL in relazione all'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica. Tale attività, infatti, attengono alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non rientra nelle competenze comunali e che dunque non possono determinare possibili lesioni di imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Colgo cordiale saluto l'avvocato Giovanni Martino. E questo è ciò che l'avvocato Martino, che come diceva è consulente da sempre dell'amministrazione comunale, ha scritto in relazione alla mia richiesta. Quindi, se prima ero già dell'idea che l'assessore Diemos non avesse compiuto nessuna irregolarità, con questo documento sono pienamente ancora più convinto di questo, come ne è convinta la Giunta, e quindi naturalmente respingeremo la mozione e diamo piena fiducia all'operato e alla continuità dell'operato dell'assessore Diemos. Vuoi aggiungere qualcosa, assessore Diemos? Non so se abbiamo un'oretta di tempo, un'oretta di tempo, ma comincio ad arrabbiarmi per avanti a parlare su questo problema. Ricapitolo brevemente, è chiaro, è ovvio che non c'è un conflitto di interesse nel momento in cui è una materia che è avulsa da quello che è comune, questo ha detto in modo chiaro, esplicito, il prelegale, e non per niente, è chiaro che io conosco i confini della mia professione, anche in conseguenza del fatto che svolgo l'attività di assessore, quello li conosco perfettamente e quindi non ho nascosto assolutamente quello che è il mio diritto di poter andare a occuparmi di sicurezza all'interno del territorio, proprio perché non c'è incompatibilità. Se io fossi un
funzionario dell'ASL da quello espressato, forse ci sarebbe incompatibilità, ma in questo caso oggettivamente non c'è incompatibilità. Quindi questo è un dato inconfutabile ed oggettivo. Mi permette però, al di là di questa cosa che vi ho detto, che tanto credo che vi sia già uscito dal vecchio, perché avevo già ripetuto le interviste precedenti, eccetera, eccetera, l'ha detto il sindaco adesso, si è fatto fare una bella ragazza, non c'è questo tipo di... Io vorrei solo, solo sottolineare ancora dal punto di vista giuridico una piccolissima cosa. Consuetudine della giurisprudenza, e queste ci sono decine e decine di sentenze che lo dicono, che qual è il momento che si crea il vero conflitto di interesse? Quando c'è una prova concreta e specifica che il conflitto di interesse si genera. Leggo virgolettato quello che è una sentenza del TAR Umbria: non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di astensione la semplice allegazione dell'esistenza di interessi con l'atto correlato, cioè non è sufficiente che ci sia una correlazione, io faccio il responsabile della sicurezza, io sono all'interno della giunta, no? Occorre altresì la prova concreta e specifica, cioè ci deve essere una prova oggettiva che l'operato della giunta e l'operato mio all'interno di quella giunta, e ve lo leggo come testuale, occorre altresì la prova concreta e specifica che l'atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali in particolare di interessi. Cosa vuol dire questo? Ve lo dico in parole povere. Questa è un'area urbanistica che è dal 2004, da quando è stato approvato il piano regolatore, che ha quella destinazione di quel genere, dove un professionista, che non sono io, poi eventualmente ne parliamo, ha curato una progettazione, allora io ho fatto un altro tipo di lavoro. Se io avessi inserito quell'area lì oggi, domani, ieri, l'altro giorno, eccetera, eccetera, come commerciale, allora in quel caso lì forse ci sarebbe un conflitto di interesse, perché io ho fatto un'azione e questa azione che cosa ha portato? Ha portato un eventuale incarico al sottoscritto. Così non è. Cioè, noi all'interno della giunta abbiamo semplicemente rettificato quello che è una bozza di convenzione, ma tutti i parametri edilizi, i parametri di costruzione, quello che ci dice la 56, eccetera, eccetera, sono ovviamente dati oggettivi che non sono stati modificati all'interno della giunta. Quindi non c'è un'azione e non c'è stata una variazione urbanistica, non c'è stato assolutamente nulla di tutto questo. Non so se sono stato chiaro, questo è un concetto fondamentale. Se l'assessore Nero avesse messo quell'area di commerciale, allora forse saremmo qui a discutere un'altra cosa, ma non è così. Quindi questa è la grossa differenza, che se c'è la prova concreta e specifica che il mio operato all'interno della giunta ha fatto sì che, di portarmi un vantaggio, allora la situazione sarebbe diversa. In questo caso qua non va. E questo lo dicono decine di sentenze. Il tema è che io conosco perfettamente quali sono i confini del mio operato, dei confini labili, dei confini piuttosto labili, e invece no, non sono dei confini labili, sono dei confini ben definiti da quello che posso fare e quello che non posso fare. Infatti io sono forse, non ho avuto nessun problema a dire perfetto, c'è un cartello di cantiere, c'è questa cosa qua, svolgo questo lavoro perché posso svolgerlo. Non è il confine che è labile, il confine è ben definito, è labile la percezione di quello che è la cosa, di quello che è, quello che si può fare, per il non addetti ai lavori. Io credo che nel momento in cui si attacca una persona in questo modo bisogna essere ben coscienti oggettivamente di quello che si sta andando a fare, bisogna avere la certezza e la capacità tecnica di capire quello che si sta facendo, perché una mozione di questo genere fatta a persona, e poi veniamo sulle considerazioni di carattere politico che se volete le facciamo, io francamente le faccio sicuramente, non la trovo corretta. Quindi dal punto di vista tecnico vi sto dicendo che al 100% c'è la possibilità di andare a fare questo tipo di lavoro. Vi dirò ancora una cosa, che io difendo il mio operato di professionista e credo che sia giusto che il professionista che aspiri a fare l'assessore
il comune possa esercitare nei paletti che ovviamente la legge ci impone, ci dice, ma deve poter esercitare, perché altrimenti una Repubblica fondata sul lavoro, l'articolo della Costituzione, ci torniamo, lo stracciamo e non facciamo più chi fa l'amministratore, non fa il professionista. E ancora, per fare l'assessore, oggi quanto ancora più di ieri, c'è bisogno di una competenza tecnica, che solo chi oggettivamente vive di questa cosa può svolgere, altrimenti lo facciamo fare alla signora Maria, tutto rispetto della signora Maria, ma la signora Maria purtroppo non ha competenze tecniche per svolgere un delicato ruolo con quello dell'assessore in un momento come questo, con una difficoltà di norme e di cose che sono sempre più complesse. Quindi io ripeto, difendo questo diritto di lavoro passivo che io ho, e difendo anche il diritto di poter svolgere il mio lavoro, certo, con dei paletti, con delle limitazioni, con tutto quello che è. Infatti io non mi sono mai permesso di firmare un atto e depositarlo in comune. Questa cosa qui è una cosa completamente diversa. Qualcuno mi dice, sarebbe stato più opportuno forse che tu non firmassi, cioè, questa è una cosa che io rimando direttamente al mittente, perché io credo che le cose o si possono fare o non si possono fare. L'opportunismo lo lascio agli opportunisti, non mi frega assolutamente niente di questo tipo. Quindi la materia è molto semplice, o si può fare o non si può fare. Bisogna va capita, perché se no poi si fanno dimostrazioni di questo genere qua dove non si capiscono le cose. So già quale sarà la domanda, che direi subito al dunque e poi faccio due considerazioni. La domanda è sicuramente quella mal professionista che ha curato il progetto collabora con me. Mi dico sì, certo, è un professionista che collabora con me, non in modo continuativo, non in modo costante, non è un professionista del mio studio, non condivide lo studio con me, non sono stato associato, non sono associato. Non c'è assolutamente nessun tipo di legame, però è chiaro, è un professionista con la quale io ho collaborato alla relazione di alcuni progetti, certo, questo sì, ma viva Dio, esiste anche la libertà professionale di un professionista di andare a prendere un determinato tipo di lavoro. Detto questo, le considerazioni, arrivo alle considerazioni politiche. Un secondo, l'opportunità, e visto che anche il professionista che ha firmato il progetto appunto è stato collega, il fatto che tu fossi comunque presente nella mia giunta dove è passato anche quel provvedimento di cui ti sta parlando, era lì anche una questione di opportunismo, no, esserci o non esserci? Allora, assolutamente no, perché il progetto è messo a costruire, quindi è un progetto che si porta a monte. Lo conoscevi, nel senso che comunque lo conoscevo perché poi mi sarei occupato di sicurezza e lo conoscevo con qualità di assessore. Ma quello che sto dicendo è che il progetto è un progetto che ha monte, ha tutta una serie di norme, no? L'azione di giunta non è valutare il progetto nel suo intrinseco, nella sua natura del progetto, se si può fare o non si può fare. La giunta cosa va? Va a approvare solo esclusivamente una bozza di convenzione, perché essendo un commerciale ci sono delle dismissioni a parcheggio, quelle dismissioni a parcheggio sono regolate dalla norma, la legge 56, non c'è nulla di diverso da quello che è una semplice applicazione normativa, ed è un passaggio dovuto sostanzialmente, c'è una bozza di convenzione che dà il proponente scrive la bozza di convenzione, gli uffici la verificano, siccome è una bozza di convenzione, è un atto notarile sostanzialmente che regola tra il pubblico e il privato la cessione di questi parcheggi, che ripeto, cessione che quantifica la norma, non quantifico io che sto sopra l'ufficio, la giunta, eccetera, eccetera, è un atto di presa visione di questa cosa qua, di approvazione della vostra convenzione. Quindi è un atto del tutto, normale amministrativo, non è che la giunta ha un'azione, dire no, ma fallo così, fallo alto, fallo brutto, fallo bello, fallo rosso, fallo giallo, fallo così. Non è questo il tipo, non è questo il problema. No? Qualsiasi giunta nera, gialla, verde, rossa avrebbe dovuto fare quello, una qualsiasi tipo, qualsiasi. Quello è quello è un atto dovuto, nel parere c'è scritto in modo semplice, cioè c'è scritto in modo che poi vi daremo dopo il consiglio. Lo dice, in caso di osservanza del divieto di essere in giunta, il Ministero degli Interni non ha inteso farvi cadere le parole. No, non è il divieto, si parla di problemi. Sì, no, certo. Thank you.
Allora, detto questo, per una tecnica, io ho chiesto anche al mio ordine professionale, giustamente, se mi stavo comportando correttamente o non correttamente, ho chiesto conferma dal mio ordine professionale, quindi ho fatto anche questo ulteriore passaggio, perché è ovvio e è dovuto che nel momento in cui c'è una problematica di questo genere, il mio ordine professionale mi ha confermato la bontà dell'operato. Posso aggiungere ancora che è evidente che questo tipo di operazione è una strumentalizzazione politica. Uno, perché stiamo per approvare il piano regolatore e la Chiesa di Demos ha messo del suo, ha lavorato per questo piano regolatore, ha lavorato bene. Ti dico perché ha lavorato bene, perché lui è un architetto ed è anche un urbanista. La signora Maria, che lui diceva prima, se fosse assessore forse non avrebbe la richiesta di una mozione di sfiducia, ma però forse non avrebbe le competenze per andare a lavorare detto questo, non avrebbe le competenze per fare quello che ha fatto l'assessore Diego, se no lasceremo fare tutto ai funzionari del comune o agli incaricati esterni. Volevo aggiungere una cosa, quindi è evidente che questo è un attacco nei confronti dell'assessore Diego e indirettamente nei confronti mio e della giunta. Anche perché, e questo me l'ha fatto notare lui, io onestamente non lo sapevo, però ho fatto poi un giro per Rivarolo e ho visto che ci sono altri cantieri dove l'architetto Diemoz è responsabile della sicurezza. Allora, questi sono da più di un anno, due anni, non so da quanto tempo, perché finora nessuno ha detto niente? È evidente che hanno aspettato un momento buono, quello proprio esattamente della seduta dell'approvazione del piano regolatore per mettere in difficoltà la giunta, il sindaco, l'assessore Diemoz, per fare vedere che il suo operato non era corretto e quindi per metterlo in debolezza. E naturalmente è evidente e chiaro che questo è fango, come ha detto più volte l'assessore Diemoz, è un becero modo di iniziare una campagna elettorale, per fare una campagna elettorale senza fare progetti ma attaccando coloro che lavorano. Bene, visto che non parla di campagna elettorale, ovvio che se la campagna elettorale quindi viene da sé che qualora Alberto decidesse di non proseguire il suo operato amministrativo, io potrei essere una delle persone spendibili. Lo dico sinceramente, non è che non lo voglio fare, non sto dicendo questo, però io insieme ad altre persone sono delle persone che potrebbero avere l'ambizione di fare il cambiamento. Sapete perfettamente che il tema è poi anche dentro quel perimetro lì, chi se io diciamo che Alberto chiuso le riserve eccetera, credo che Alberto possa essere veramente il nostro candidato sindaco alle prossime elezioni, però qualora lui decidesse i suoi personaggi eccetera di non fare questa cosa, bene, bisognerà arrivare a una definizione di questo gruppo. Ripeto, io non sto dicendo che voglio fare il candidato assolutamente, però sto dicendo che ovviamente, ma lo sapete perfettamente anche voi, io potrei essere un papà, no? Di nomi che poi sono anche un discorso per le distanze, è ancora più evidente, l'attacco. Una considerazione che esula un po' da tutta questa vicenda. Purtroppo la politica recentemente, da qualche anno a questa parte, è sempre più motivata da attività di carattere personale. È sempre più motivata, cioè non si fa più discussione su quello che è l'oggetto della nostra collettività, della nostra società, ma si parla esclusivamente delle persone. Questo lo vediamo dai massimi gradi, dove si personalizza tutto, si personalizzano i referendum, si personalizza una cosa, si personalizza l'altra, dove ci sono degli attacchi sulle cose, sulle badanti, sull'opportunità, sull'opportunità. Questa io la reputo una cosa normale. E vi dico, la sto vivendo io in prima persona, perché questo attacco che io ho ricevuto non è solo lesiva della figura dell'amministratore. L'amministratore si fa per 4-5 anni, si fa per un periodo, così chiude la parentesi, ma credo che sia un attacco lesivo della persona, della professionalità di una persona, del lavoro della persona, questo sia molto molto, molto grave. Soprattutto grave perché nel momento in cui si fa una cosa di questo genere qua, bisogna documentarsi in modo corretto, perché ripeto, il perimetro normativo all'interno del quale mi sono mosso sono quelli della giurisprudenza e sono quelli corretti. Qui si aprirebbe un mondo di discussione.
una varia di discussioni su quello che potrebbe essere il fare politica oggi. Però vi posso dire che io non ho avuto delle sollecitazioni da parte di chi mi ha fatto gli attacchi a persona oggi sul piano regolatore. Sì, ho avuto qualche osservazione al piano, quello, questo genere qua, ma non ho sentito un argomento plausibile, se no forse devo essere sincero di Zucco Fenac, il quale sosteneva una città da 100.000 persone, eccetera, eccetera. Ma oltre a quella persona, non ho avuto un'indicazione da parte delle minoranze in modo proposte propositive, ma anche negative di quello che stiamo facendo nella amministrazione, anche che ci dicono no, quella scelta lì è una scelta totalmente aberrante e non va fatta, no, questa cosa qui io avrei fatto questa motivata. Non ho avuto un feedback dalle minoranze di questo genere, e questo io lo trovo molto grave, che si abbia un attacco alla persona, ma su un documento programmatico così importante come quello del piano regolatore, e come ovviamente ha detto prima Alberto, questa cosa qua viene in coincidenza, ci sono delle cose che ho fatto prima, guarda caso nessuno ha detto niente, oggi c'è l'approvazione di un documento importantissimo, non solo per la nostra giunta, ma per la città, che avrà i suoi sviluppi nei prossimi anni. In questo momento qua c'è un attacco alla persona. Allora, a parte un attacco, io mi aspettavo delle motivazioni concrete e forti sul piano regolatore, di discussione forte sul piano regolatore, ma non sulla mia persona. Altrimenti seminiamo la politica, anche quella di valore che può sembrare banale, può sembrare stupida, eccetera, eccetera, ma per tutti noi non lo è assolutamente, la seminiamo a dire tutti i personaggi di questo genere. Ecco, io su questa cosa qua francamente non ci sto, cioè non è un modo di approccio politico che io reputo costruttivo per tutti noi, per la nostra collettività.